Ciao a tutti, amici di Esperienza Mobile, siamo qua in compagnia di Alcatel One Touch Fire per la recensione definitiva. Ringrazio l'ufficio stampa di Alcatel che mi ha mandato in prova. Non ho fatto unboxing, lo facciamo adesso al volo. Mi scuso subito per la voce perché sono appena tornato dal Mobile World Congress con l'influenza, quindi farò qualche colpo di tosse a volte. Perdonatemi, ma meglio di così in sti giorni mi sa che non starò. Allora, dentro la confezione, in carica batteria insieme alla parete con ingresso USB. Cuffiette dalla qualità abbastanza scadente, l'ho testata, insomma, qualità molto bassa direi, in plastica, ma per il prezzo di vendita già bene che ci siano. Cavetto USB, micro USB e una micro SD da 2 GB. Questo ci fa capire che il telefono ha memoria espandibile. Andiamo a vedere il telefono, eccolo qua, il mio in colorazione arancione, penso che ci sia solo quella praticamente, arancione e bianca. Ve lo apro velocemente per farvi vedere un po' com'è all'interno. Allora, la batteria è da 1400 mAh e dopo parliamo un po' di autonomia. SIM in formato normale, espansione di memoria. Io ho messo la mia da 8 GB, in questo caso non quella da 16 per non appesantirlo troppo. Bene, basta. Qua abbiamo l'altopanno del sistema e la fotocamera. Andando a chiudere, vi dico che il telefono è bello, la chiusura è bella solida, non ci sono scricchioli. Ben assemblato e quindi piacevole da tenere in mano. Dimensioni sono compatte, peso di 108 grammi, quindi molto leggero. Allora, diciamo un po' le caratteristiche tecniche: abbiamo un display 3,5 pollici, 320x440, 170 pixel pollice circa, TFT. Display non è proprio il punto forte, neanche il processore, in quanto è un single core da 1 GHz con Adreno 200. Per quanto riguarda la RAM è di soli 256 MB, la ROM è di soli 512 MB, ma le applicazioni non pesano praticamente nulla. Fotocamera da 3,2 megapixel, senza autofocus e senza flash, manca quella anteriore, insomma, manca un po' tutto. Qua abbiamo il microfono, un solo tasto soft touch, parte bassa pulita, lato sinistro pulito, parte alta, accensione spegnimento, blocco sblocco, ingresso per le cuffie, bilanciere del volume, ingresso micro USB. Perfettissimo. Allora, apriamo un po', lo sblocchiamo, vediamo che abbiamo tasto veloce e toggle rapido per la fotocamera e per lo sblocco, eccolo qua. Allora, l'ho testato 2 giorni e mezzo prima di andare a Barcellona, poi ovviamente non me lo sono portato dietro e potete immaginare il perché, e un giorno di nuovo quando sono tornato. Allora, abbiamo un sistema operativo Firefox OS e quindi un nuovo sistema operativo sempre basato su kernel Linux. Cosa dire? Allora, vediamo un po' l'interfaccia. Abbiamo tutto su una sola sulla home, non abbiamo l'app drawer come su Android, per esempio. Abbiamo una tendina molto simile a quella di Android con i toggle rapidi, modalità aereo, Bluetooth, 3G, Wi-Fi, impostazioni, vedete, batteria, info sul dispositivo, memoria multimediale, insomma, un po' di tutto. Software, abbiamo Firefox OS 1.1.0.0, questo è brandizzato Team. Insomma, nulla di nuovo, di la verità. Blocco telefono, tastiera, lingua, data e ora, schermo, suoni, molto simile comunque alle impostazioni di Android, obiettivamente. Il tasto home ci riporta sempre alla prima pagina, alla pagina cerca, di la verità. Qua possiamo cercare un po' in tutto il telefono e anche su internet. Qua è rimasta la tastiera, avete già un mini lag, nonostante sia appena acceso. Preinstallato abbiamo la radio, Marketplace, che è il market, ve lo faccio vedere brevemente. Non servono account particolari per andare sul market per adesso, quindi ho messo il mio account e sono andato. Un account, non mi ricordo neanche sinceramente, mi sembra che sia basta mettere una mail e si possa già scaricare. Quasi tutto gratuito, per fortuna, visto che comunque le applicazioni sono veramente poche. I giochetti sono abbastanza, diciamo, penosi e anche per poca memoria interna, e soprattutto le applicazioni come YouTube, io non so, scaricato YouTube, Facebook, Twitter, sono semplicemente dei collegamenti alla versione desktop del sito, insomma, quindi Facebook per intenderci è la versione desktop, la versione mobile, scusatemi, del sito, appunto, YouTube idem. Quindi non sono vere e proprie applicazioni, sono semplicemente dei collegamenti alla fine. Per quello non pesano neanche nulla e la memoria interna è poca. Perfetto, cominciamo subito con le parti antenne. In ogni caso, allora, il wifi l'ho trovato un po' sottotono, non mi ha preso a distanza, diciamo,
Le solite distanze mi ha preso un po' meno del solito, un attacco invece che 2 o 3, quindi un po' non ottima la ricezione wifi, buona invece la ricezione del 3G, ottima qualità in capsule, anche dall'altra parte ci sentono bene. In via voce non è potentissima, a mio avviso, anche se la qualità è discreta, e dal punto di vista quindi chiamata non posso lamentarmi. Per quanto riguarda GPS è buono, qua abbiamo anche installato Ear Maps, non abbiamo i comandi vocali, però comunque possiamo scaricare le mappe offline. E basta. Radio FM abbiamo, insomma, un po' tutte le funzioni. Ripeto, non funzionano benissimo, però comunque ci sono e possono fare comodo a volte. Per quanto riguarda la parte multimediale, vediamo la fotocamera che è una 3,2 megapixel. Facciamo una foto a caso, una bella penna che ho preso, che ci ha dato a un World Congress di Wiko. Scatto, insomma, abbastanza veloce, cosa dire? Boh, non sto a vedere la qualità, la fluidità vedete che non è molto buona, è pessima anzi. Pinco zoom molto lento, doppio tap anche. Le foto sono abbastanza scarse, se andiamo su galleria, in quanto abbiamo 3,2 megapixel senza autofocus. La velocità anche qua, il caricamento delle immagini e dei video è ovviamente lento. Adesso l'avevo fatto prima di spegnere, però comunque sta ancora caricando, vedete. È vero che comunque ho un SD da 8 giga, ma in ogni caso non è una classe 10, quindi comunque non è che sia lenta. Qua vedete, devo ancora caricare l'ultima foto, queste sono quelle che ho fatto prima, diamogli il tempo, nonostante siano foto che pesano ovviamente poco. Intanto vediamo le foto che ho fatto fuori. Prima, e questo è il mio cane, come al solito. Questa è la casetta che viene visualizzata, ecco, zoomata per qualche strano motivo. Vedete? Ah, devo dire che sul telefono le foto non sono neanche così male, le ho messe sul computer, sono veramente abbastanza scarse. Ripeto, la mancanza di autofocus è abbastanza grave a mio avviso, ma d'altronde è un telefono veramente di fascia entry-level, quindi ci può stare. I video vengono girati in 320 e ve lo faccio vedere velocemente. Ciao a tutti, sto girando questo video con Arca Tele One Touch Fire, video in bassissima qualità, 320 Anche questo sul computer è ppi, veramente un abbiamo pugno in un occhio, a un vedere, vi dico camera la verità. E 3,2 megapixel. questa è quella che ho fatto prima, insomma, la fotocamera abbastanza scadente. Tra l'altro abbiamo pochissime, non abbiamo nessuna impostazione, ma solo il tasto per fare la foto. E qua il tasto per i video e praticamente basta. Per quanto riguarda invece allora non vi faccio vedere i video perché i video non vengono riprodotti né in HD né in Full HD, quindi i video di test che metto sempre non vengono riprodotti, vengono riprodotti soltanto quelli in bassa qualità, non ne ho messi perché comunque ho fatto quello del video, quello che ho girato io ve l'ho fatto vedere. La musica invece abbiamo quell'applicazione fatta anche abbastanza bene. Possibilità di fare la ricerca tirando in giù e fare ricerca in musica. Non so, vediamo. Cerchiamo la solita. Alla tastiera vi dico subito che anche questa è abbastanza lentina. Oltre che essere piccola, manca vibrazione. Ecco qua. Guarda l'altoparlante. Volume non è altissimo, non è altissimo, però comunque la qualità è abbastanza buona. Diciamo che comunque non è delle migliori, anche in cuffie nella media, niente di particolare. Questo tasto qua, tenendo premuto, si va sul multitasking, si possono chiudere le applicazioni che abbiamo lasciato aperte, in questo caso fotocamera e musica, col tasto X, qua in alto. Non è proprio facilissimo beccarlo ogni volta, anche perché il touch non è dei più sensibili, dei più precisi. Qua abbiamo il client mail che anche qua permette prima di farmi accettare la mail, anche di Gmail ci ho messo 3-4 tentativi perché ha qualche problema ogni volta o di server o di connessione, vai tu a capire. Abbastanza lento anche a sincronizzare. E boh, niente, per il resto la sveglia funziona bene, vabbè, tutte queste cose basilari funzionano. Tutto però diciamo un po' lento anche a caricare, anche nella galleria come avete visto, insomma, quelle sono le sensazioni. Per quanto riguarda il display, non vi faccio vedere i video, però vi dico comunque le sensazioni. Allora, l'angolo di visione da questo punto di vista è buono, mentre muovendolo così in verticale, quindi se voi siete
state scrivendo un messaggio e tenete così il telefono, vedete che non si vede veramente, cambia di colore, non si vede quasi niente. Quindi in questo senso l'angolo è veramente basso. E basta, in ogni caso i colori sono abbastanza buoni, visto perpendicolarmente, anche al sole si vede abbastanza bene. Passando alla parte browser, che è una delle poche che mi manca, come avete visto sto facendo una recensione un po' più breve perché non c'è moltissimo da dire. Andiamo sul Corriere della Sera. Anzi, magari andiamo sulla Repubblica, dai. Prima non vi ho detto, ma nella chiamata non c'è la ricerca rapida in rubrica. Insomma, ci sono tante cose che vanno ancora implementate, speriamo che arrivi a breve. Qua la versione mobile, adesso vediamo la versione classica. Se mi prende il touch, ecco qua, sta caricando. I bianchi sono abbastanza buoni. Qua possiamo mettere nei preferiti, come vedete, possiamo aprire più pagine, insomma. Il browser non è malissimo, ma non è come Firefox magari su computer o su altri terminali. Qua comunque la fluidità non è delle migliori. Diciamo che per essere un single core con Adreno molto vecchia, con GPU molto vecchia, comunque si comporta abbastanza bene, però vedete che comunque i lag ci sono e sono, insomma, sono evidenti, non si può dire che non ci siano. Anche il doppio tap molto lento. Adesso mi ha aperto un sito, vedete, mi ha aperto una notizia, cioè si è impallato. Insomma, anche il browser su siti pesanti ha veramente problemi. Sulle versioni invece versioni mobile va già molto meglio. Diamo ancora un po' di tempo, niente da fare. Doppio tap non vuole andare, insomma si vede che è un sito un po' troppo pesante, però avete capito che anche la navigazione non è delle migliori. Tra l'altro, no, tra l'altro niente, ripeto. Ah, qua ha avuto anche un, si è impallato, insomma. I problemi ci sono e quindi va sicuramente migliorato un po' il tutto. Non faccio la pagella, cosa dico? Dico che questo sistema operativo è molto acerbo, ma questo lo dicono tutti, ma è abbastanza palese. Per di più io, sinceramente, non avrei presentato un nuovo sistema operativo su un terminale con queste caratteristiche di così fascia bassa, di così bassa fascia, scusatemi, sono ancora, si vede che sono malato. La fluidità è, insomma, è sufficiente per quello che deve fare, deve semplicemente scorrere in 2D tra le facciate, quindi vabbè, diciamo che è abbastanza buona. Cosa positiva è il prezzo, che è di 79 euro di listino, online si trova sui 70 euro. Insomma, a 79 euro ormai si trova Lumia 520, che è infinitamente meglio di questo terminale, però se doveste trovarla a 50 euro, per dire, con qualche promozione roba, vi piace e dovete solo chiamare, magari non è male, visto che la parte audio chiamate molto buona. Per di più è un'ottima batteria, non ho parlato, si fa con un uso tra virgolette intenso, perché comunque più di tanto non si può fare, quindi intenso intendo luminosità media alta, 3G sempre aperto, wifi anche, comunque tante mail, tanti messaggi, un po' di chiamate, diciamo che, e anche musica, si fa un giorno e mezzo, quasi due di utilizzo, quindi anche la batteria è buona. Per 70 euro ci può stare, ripeto, con 20 euro in più vi comprate dei 520 o anche qualcos'altro, ormai che telefoni comunque di fascia migliore, con prestazioni nettamente superiori. Però ripeto, se vi piace, avete solo bisogno di chiamare, una buona autonomia, più magari le mail, può essere comunque una buona scelta. Per questa recensione è tutto, ci vediamo nei prossimi video. Un saluto da Lorenzo per Esperienza Mobile. Ciao!